In 13.000 ieri sera a Borgo Grotta Gigante per il concerto di Manu Chao, il Carso Triestino è diventato un vero e proprio villaggio musicale con una festa iniziata già nel pomeriggio con le star slovene Elvis Jackson, i Macaco Jump e i friulani Playa Desnuda. Ma sentiamo com'è andato il concerto in questo servizio di Eva Chuk. Sempre energico, scatenato, allegro e sorridente, quando sale sul palco Manu Chao si fonde con il pubblico dando inizio ad una festa esplosiva. Si fonde con l'entusiasmo dei suoi fan, proprio come si schiera al lato di coloro che vivono la strada. Che passa por la calle a suon di sirena di polizia è il suo modo per avvicinarsi alla gente semplice, ma soprattutto agli ultimi, ai diseredati, ai disperati, a coloro che vivono ai margini della società e ai migranti, sempre in fuga da un mondo difficile, come lo definisce Manu Chao. L'avventura, il nome del tour della band, comincia 2 settimane fa in Turchia e per la prima tappa in Italia, in agosto sarà in Puglia e in Toscana, si ferma in un'ex area militare poco distante da un confine. Una tappa scelta con consapevolezza da Manu Chao per lanciare ancora una volta i suoi messaggi antimilitaristi e di pace. 2 ore e mezzo di concerto con lo storico bassista Jean-Michel Gambit, il chitarrista Majid Fahem e il batterista David Bourguignon. Una festa, o meglio un'avventura, con le canzoni più conosciute riproposte in un mix di ritmi ed energia pura.